Un Abruzzo che deve recuperare anni di ritardo sul fronte del turismo e delle sue potenzialità economiche. A dirlo il ministro della Cultura ieri all'Aquila per presentare il programma della candidata alla presidenza della regione per il Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Per Bonisoli bisogna innanzitutto avere le idee chiare, qualche risorsa, la determinazione per portarle avanti. Di strumenti ce ne sono diversi, ma sinora è stato fatto troppo poco sul fronte del turismo e della cultura in Abruzzo. Il ministro ha dichiarato di trovare la regione in una condizione di arretratezza dal punto di vista dello sviluppo in chiave moderna e tecnologica del settore, sul quale occorre recuperare il tempo perso, a partire dalle tipicità abruzzesi come l'enogastronomia, il paesaggio, le tradizioni. Occorre per il ministro della Cultura puntare al brand Abruzzo. Cioè, il fatto che ci sia una cucina abruzzese di un certo tipo è perché quelle cose qua in Abruzzo, con quel tipo di ingredienti, con quel tipo di coltivazioni, vengono meglio rispetto che da altre parti. C'è un tema di identità, è vero, dal punto di vista turistico ma anche mediatico, l'Abruzzo non ha la stessa identità che hanno altri territori. E qui fare un ragionamento molto semplice, c'è un tema di brand, adesso è un termine inglese, un po' inapproprio, alla fine si tratta di questo. È il valoriale che c'è dietro ad un certo nome. Quindi il fatto di avere un marchio Abruzzo, a mio avviso, può essere qualcosa di molto importante perché semplifica e di molto la comunicazione in un momento dove le persone sono in sovrabbondanza di informazioni. Quindi noi ci troviamo a dover gestire montagne di informazioni e dobbiamo avere degli agganci, dei trucchi, degli accorgimenti per poterci dipanare e gestire un flusso di informazioni molto importante. Il brand serve a questo. E questo lo collegherei al cinema. Intanto il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca garantisce novità e lo sblocco per l'Abruzzo di risorse in particolare per tre interventi. È stato finanziato ad esempio il restauro e la valorizzazione della Domus Romana di Largo Madonna delle Grazie a Teramo, il museo di Massa d'Albene, il sito di Alba Fucens e le Terme Romane, il teatro e i tempietti di Chieti. Progetti, ha detto Vacca, portati avanti dalla soprintendenza per un totale di 3 milioni e mezzo di lavori per la valorizzazione e la tutela del territorio.